I viaggi sono ancora un miraggio, gli aeroporti assomigliano al deserto. Così dalla Commissione europea arriva il via libera ad uno stanziamento di 10 milioni di euro che adesso la Regione Toscana potrà erogare a Toscana Aeroporti per i danni subiti a causa degli effetti derivati dalla pandemia da Covid-19. La misura, in linea con la legge approvata il 30 luglio del 2020 dal Consiglio regionale, è stata ritenuta conforme al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, proporzionata alla situazione e in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. Nelle intenzioni della Giunta regionale, questa misura, che assumerà la forma di un contributo diretto, consentirà alla Regione di partecipare parzialmente al risarcimento dei danni subiti dal gestore unico negli aeroporti di Pisa e di Firenze per il periodo compreso tra il 10 marzo ed il 15 giugno dello scorso anno, in cui gli scali sono stati del tutto chiusi, come nel caso di Peretola, o con un'attività ridotta al minimo a causa del blocco dei voli di linea. Una situazione che ancora stenta a tornare alla normalità e le difficoltà da affrontare aumentano giorno dopo giorno.